tutti ragazzi, io sono Filipan e questa è un'altra battaglia su Total War Shogun 2 Vanilla. Battaglia combattuta da me contro... neanche lo pronuncio perché non lo so fare. È un avversario che non conoscevo, battaglia giocata su pianure d'Osaka. Una mappa a me non particolarmente cara. Come vedete anche dalla conformazione, con questo fiume in mezzo e l'isolotto. È una mappa in cui... ha senso giocare unità da schermaglia. Infatti il mio avversario gioca ben due arcieri, i fucilieri pesanti, i moschettieri a cavallo, tante unità da schermaglia. Io per schermagliare uso soltanto i monaci guerrieri con moschetto con portata aumentata e i Tanegashima di Tokitaka, un'unità di LC anche loro di base con portata aumentata, con portata 125. Ho un esercito composto per lo più da samurai con naginata e soltanto tre spade, tre samurai con katana e i miei soliti due monaci a cavallo, uno addirittura con l'urlo. Allora, l'obiettivo iniziale della partita è quello di prendere il santuario per dare morale, mentre invece il mio avversario manda un'unità di ausiliari con naginata qui alla casa colonica, a me non interessava particolarmente e in più prendeva già la bottega, quindi il dojo migliore già ce l'avevo io. Il mio avversario, oltre a schermagliare, ad avere molte unità da schermaglia, ha anche il generale appato tutto nell'arco, quindi ha portata 200 e spara frecce, anche le frecce fischianti. Quindi cosa succede? Succede che io mi fermo qui per prendere il dojo del morale e il mio avversario col generale inizia a spararmi. Però... spara i Tanegashima di Tokitaka per lo più, che sono unità di soli 30 uomini, sì, sono eroi, però non era l'unità con cui volevo vincere questa partita, quindi io alla fine sto fermo e aspetto di prendere il mio dojo. Non ho la minima intenzione di muovermi, anche e soprattutto perché il mio avversario qui sta fermo, quindi non sono sotto il tiro delle sue frecce, finché il solo generale che spara i Tanegashima a me va bene, sì, sto perdendo molti uomini, ma... va bene lo stesso. Ecco, una volta preso il dojo inizio a muovermi, perché so che tanto lui può star fermo perché ha il vantaggio delle frecce e sono io che devo attraversare il fiume. Io penso di poter benissimo rushare, quindi andare all'attacco corpo a corpo mantenendo dietro i miei moschetti che comunque potrebbero aiutarmi, però non sono molto bravo a gestire le unità una per una. Infatti vedete che mi faccio sparare la cavalleria di monaci, convinto che il mio esercito invece stesse arrivando, invece era ancora troppo indietro. Nel mentre il mio avversario si sposta però in modo strano, soprattutto cerca di nascondersi per non farsi sparare, ma il fatto sta che comunque io sto arrivando con le unità da corpo a corpo, quindi non ha una grande utilità a nascondersi, anche perché io non posso sparare praticamente con nulla. Ecco, vedete le frecce fischianti contro i samurai con naginata, i miei Tanegashima di Tokitaka che praticamente sono già perduti, ma non me ne sono preoccupato. Quindi mando un rush ignorante contro le sue unità che sono per lo più lance, io ho tre spade, quindi spero di vincere. Ecco che arrivano i fucilieri pesanti che mi buttano giù a metà samurai con naginata. Comunque, una volta arrivato al corpo a corpo, il mio avversario comincia a sparare coi moschetti, a sparare frecce e tutte queste cose qui, allora io decido di spostare la cavalleria sul fianco, così da poter raggirarlo e prendergli le frecce. La sua cavalleria rimane ferma qui, per cui per ora mi sta andando tutto bene. Inizia a spararmi il generale, quindi io scappo, faccio avanti e indietro col generale, per evitare che mi prenda. Mentre, ecco, questo fa una bella mossa il mio avversario con la cavalleria leggera che ha buona carica, va dietro le mie samurai con naginata e li carica da dietro. Io però ho completamente vinto il centro già e sono comunque ancora difeso dai moschetti. La mia cavalleria è già arrivata contro gli arcieri, li ha battuti, quindi ci sono soltanto le sue due cavallerie che comunque sì, probabilmente mi batteranno, ma non è un problema perché io ormai ho vinto il centro. Ho fatto l'urlo col monaco e quindi abbasso il morale delle cavallerie nemiche nel mentre pusho, perché con la cavalleria non mi importa di perderla, e quindi vado a prendere gli arcieri e i moschettieri a cavallo, che possono essere due unità che potrebbero farmi rodere in futuro. Qui ancora che si concentra sui Tanegashima e quindi io li sparo con altro mio moschetto e
Anche qui vinco abbastanza facile. Sì, Tanegashima erano troppo pochi e quindi perdono, però comunque sono difeso da questi monaci. E soprattutto vedo di poter sparare l'avatar e quindi miro l'avatar invece che gli ausiliari, che non sono un avversario così temibile. Ormai ho praticamente vinto tutto, non gli rimane più niente, quindi la battaglia è vinta. Se vi è piaciuto il video, votate e commentate. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!